Registrare il nostro video mukbang, ragazze, queste fantastiche poke noi le prendiamo da Chiosco Sushi, che si trova nel centro commerciale Quarto Nuovo. Vi giuro, sono fantastiche. Ogni volta che faccio vedere che mi mangio le poke, o su Instagram o su TikTok, mi chiedete sempre dove le prendo, perché sono piene, sono buonissime. Anche il sashimi e il sushi lo fanno loro. Lo trovate nel centro commerciale Quarto Nuovo, e se andate a nome di Carlita avete anche un piccolo sconto. E vi faccio dare anche la salsa piccante, che è buonissima. Comunque, iniziamo subito con Daniel e Dario, che fanno casino, siano super super eccitati per rispondere a tutte le vostre domande. Mamma mia, non vedo l'ora di mangiarla, vi giuro, l'amo, è la migliore poke mai mangiata. Ciao ragazze! Ciao ragazzi, ciao ragazzi, eccoci, ciao mamma, ciao papà. Benvenuti in un nuovo video mukbang molto molto speciale, vero amore mio? Sì. Che sei geloso? Andiamo. Anche lui. Allora ragazze, siamo qua con la nostra poke di Chiosco Sushi. Che amore, come fa le poke Chiosco Sushi? Buonissime ragazzi, sono troppo troppo buone. Se andate adesso, no adesso, ormai sì, adesso. Vabbè, quando vedete il video avete uno sconto. Dovete andare a nome di Carlita. Sì. Mamma mia, guardate quanto è piena di salmone, cioè voi dovete vedere. Devo fare anche una piccola storia, aspettate. Ragazzi, guardate quanto è bella questa poke, cioè è troppo troppo invitante. Dite la verità, avete voglia di mangiarla? Mamma mia, come metto pure la salsa piccante. Stiamo facendo il video rispondendo a tutte le vostre domande. Che sta assaggiando, vero amore? Saluta! Ciao! Se guardate quanto è bella questa poke. Rispondiamo alle domande. Ciao Vali, volevo chiederti che stile di arredamento farai nella casa nuova? Mi salutate Rosalia. Allora, innanzitutto, ciao Rosalia, non è vero, ciao Rosalia, faccio il mio primo boccone di poke e te lo dedico. Buonissima. Adoro la follia. Comunque, noi nella nuova casa mettiamo tutto moderno, vero amore? Tutto moderno, sì. Tutto moderno, marmo, vetro, queste cose qua. E parquet. Esatto. Comunque poi vedrete, perché sui G vi portiamo con noi ogni tanto andiamo a fare storie, quindi seguitemi sui G. Non aspettavo altro, guardare i vostri video è un vero piacere, baci Rosalia. Ciao Rosalia, un bacio. Quanti anni hai, amore? Questo lo scoprirete. Lo scoprirete nella mia festa che farò, vi porterò con me a breve, perché sarà il mio compleanno, e scoprirete tutto. Potresti fare più spesso vuota la spesa, ci mancano tanto. Ragazzi, se arriva a 100.000 follower vi dico io l'età. Andiamo. Ci ho messo un po' di salsa piccante, mamma mia. Lui imita tutto quello che io faccio. Guardate un po' di Filadelfia, babbo. Carlita, ti piace più cucinare o mangiare? Amore, rispondi tu a questa domanda. Non ho capito. Ti piace più cucinare o mangiare? Tutte e due cose. A me piace tutte e due cose, a dare o più mangiare? Sì. Io? A te mangiare, perché non sai ancora cucinare, no? Sei piccolo. No, io. Sì. No. Cucinare? Sì. Ok. Rispondiamo all'altra domanda. Vai. Allora. A casa vostra chi tiene i conti di tutte le entrate e le uscite dei soldi? Io. Che? No, questo è bello, ragazzi, perché nessuno di noi tiene i conti, è vero amore? Facciamo conti che non c'è niente. Siamo un Daniel. Non siamo molto organizzati in questo. No, questa è salata, no, mamma, non ti piace. Ragazzi, ci sono persone che sono molto... Non ti piace, ma è forte. E dove? Persone che sono molto attente a questi conti, a queste cose. Sicuramente non è il caso nostro, vero amore? Bravo. Perché noi non siamo molto... Perché non ci abbiamo entrato. No, non ci abbiamo entrato, no, non siamo molto fiscali da questo punto di vista. Comunque ragazze, ditemi voi se fate il conto delle entrate e le uscite. Mi interessa sapere sta cosa. Sì, sono persone che si scrivono tutto. Sì, tutto quello che spendo, tutto quello che... Sì. Allora, leggiamo un'altra domanda. Allora, nel vostro momento di crisi avete conosciuto altre persone? Cosa vi ha fatto ritornare insieme? Altre del poco, amore.
Vabbè, non è vero. No, non abbiamo visto nessuno, uno bisogna lottare per quello che vuole. Esatto. E poi io penso che c'è una cosa importante, c'è sempre il destino che unisce due persone. Sì. E alla fine se il destino ritorna insieme. Se sono rose fioriranno. Le cose, ragazzi, non bisogna forzarle, nel senso che se una cosa è destinata a voi, alla fine quella cosa vi trova. Sì. È così. È così, oppure quando noi abbiamo avuto questo momento di crisi, che poi alla fine è durato poco, non è durato neanche tanto. No, non siamo stati, almeno io, tu amo, non siamo stati quattro persone. Vabbè, Dario scherza sempre, ragazza. Poi la verità non si saprà mai. Quando vostro figlio sarà grande, cosa non gli perdonerete mai? Dipende da quello che facciamo perdonare. Allora, io penso, io vorrei invece perdonargli tutto, perché vorrei che l'amore di un figlio, per un figlio, deve andare oltre tutto, e quindi noi dobbiamo accettarlo e amarlo, sì, qualsiasi cosa lui farà. Se fa cose sbagliate, proprio non esiste. Vabbè, ma fa cose però sbagliate, lui non deve sbagliare. Scusami. Se fa cose sbagliate, ragazzi, è pienissima questa cosa. È vero. Poi ho notato che mamma tu io l'hai mischiata tutta, io no. Voi come fate, ragazzi? La mischiate tutta? Sì. Tu la mischi tutta? Sì. Ah, ok. Come papà, eh? Sì. Invece a me mi piace separata. Comunque, ragazzi, vi dicevo, cioè dicevo, amore, che lui chissà cosa farà, nel senso che se noi abbiamo dato l'insegnamento giusto, non penso che farà cose sbagliate. Abbiamo quanti figli di dottori, avvocati, hanno insegnamento e poi sono persi. Vabbè, non dipende da noi, là. Non è importante solo la scuola, è importante che tu gli devi dare gli insegnamenti giusti, cioè anche le amicizie giuste. Ma quello te le deve scegliere lui. Però ragazzi, una cosa, non la vuoi, lascia stare, mamma. Non la vuoi, non la mangiare a mamma. Una cosa, no, andiamo a mangiare. Dani vede a noi che mangiamo la poco, il sushi vorrebbe mangiarlo pure lui, però poi è piccolo e quindi non gli piace ancora il sapore, è bellino. Che vuoi? Una cosa che... Le crocchette di pollo. Tu vuoi finire? No, di posso dare lo yogurt se vuoi. Sì? No, io adesso pollo. Ma a casa di nonna hai mangiato pasta, crocchetta di pollo. Lo yogurt che ti catti? Sì? Comunque, ragazzi, una cosa io non tollererei mai è se commettete reati, tipo rubare, perché queste cose qua non le sopporto, cioè rubare, anche la droga, queste cose qua, cioè vorrei che stesse lontano tutte queste cose brutte. Ovviamente che fosse una persona per bene, onesta, quella è la prima cosa. Poi per il resto... Vabbè, non ci pensiamo. No, per il resto può fare e può essere quello che vuole, perché ci sono anche persone che dicono: ah, ma se tuo figlio fosse gay, tu che faresti? Che devo fare, ragazze? Cioè, lo amerei comunque, anzi forse di più, perché saprei il mondo quanto è cattivo e ovviamente lo dovrei amare ancora di più, quindi. No, no, amore. Sì, ma se diventi femmina a mille volte, che maschio è figlio, sono due figli. È come se avessi avuto due figli, ma sai, è vero. Poi ci hanno chiesto, amore, questa cosa importante: come la fate voi la poké? Noi non la facciamo, io diciamo. Diciamola come la facciamo, così prendo uno spunto, soprattutto se andate da Chiosco Sushi, nell'Ipercop Quarto Nuovo, la potete fare anche di te, la voglio come carnita. La fa tanto. E vi dico le cose che metto io. Io metto riso sushi, salmone crudo, doppia porzione, avocado, wakame, edamame, pomodorini, Philadelphia, salsa di soia, granella di pistacchio e cipolla croccante. O volete la mia? Tu che metti? Riso sushi, salmone, pomodorini, edamame, mais, edamame, Philadelphia e granella di pistacchio. E avocado. E avocado. Qual è più buona, ragazzi, la mia? A me sono simili. Però la fanno veramente, veramente buona. Io non ho mai mangiato una poke così piena e così buona come la fanno loro.
Comunque, amo. C'è una domanda che mi hanno chiesto tipo 100.000 persone. Carlita, parlaci della foto che hai pubblicato del test di gravidanza. Ma tu l'hai vista sta foto che ho pubblicato nelle storie Instagram? Hai visto questa foto che ho pubblicato, amore? Con il test di gravidanza? Dobbiamo spiegare che è successo. Spiega, vai. Allora, ragazze, vi devo dire proprio tutto, sono cose delicate, sono cose molto intime, però vi dico che io veramente ho pubblicato quella foto. Amo, mi dai un po' di coca? Pubblicando. No, ho pubblicato quella foto proprio di istinto, no? Poi la volevo pure cancellare, però già l'avevano, quando la volevo cancellare, già l'avevano, dopo tipo 30 secondi già l'avevano vista 10.000 persone, quindi ho detto vabbè, inutile che la cancello, ormai l'hanno vista. Però secondo me ho sbagliato a pubblicarla, perché sono quelle cose che veramente l'ho pubblicata istintivamente, come una cosa emozionante che in quel momento mi stava coinvolgendo, e l'ho voluta pubblicare. Però giustamente voi mi avete chiesto in tantissimo, ma Carlita, perché questa foto, sei incinta, non sei incinta? Allora ragazzi, se sapete che cosa è successo, io ho avuto comunque un ritardo, praticamente ho comprato questo test di gravidanza, ho detto mi faccio questo test di gravidanza, perché ovviamente quello là della farmacia, no? E poi non è neanche sicuro. Vabbè, comunque ho detto faccio questo test di gravidanza. Nel frattempo a Dario non ho detto niente, perché comunque no era una cosa che in quel momento, sa, non sai neanche tu se è vero, se non è vero, così. Quando poi poi non avevo il coraggio di farlo, infatti quando ho fatto la foto io non l'avevo fatto ancora il test, quindi non sapevo ancora nulla, e mi è venuta quella cosa, avete idea di quando uno dice ma no, cioè in questo momento non lo voglio un figlio, no? Io ho sempre detto, però poi dopo quando c'è il ritardo ti viene quella cosa che tu dici, amore. Auguri a te. Auguri a te. Auguri Dani. Perché se fosse vero. Auguri pure a Dani. Auguri a te. Pure a tu te. Come la prenderesti? Con le mani. No, ragazzi, vi dico che mi ha emozionato questa cosa, perché per la prima volta ho sentito veramente il desiderio di dire ma se fosse vero lo vorrei, mi piacerebbe. Invece, cioè a caldo, no? Invece a freddo ho sempre detto no, ma quando mai, non è il momento giusto, no, un altro figlio no, stiamo bene così. Però in quel momento però, quando avevo il ritardo, ho detto ma forse mi piacerebbe, ma non lo so, ho iniziato a fantasticare, mi sono emozionata, queste cose qua, e non avevo il coraggio di fare il test. E quindi alla fine poi ho detto vabbè, sai che faccio, lo faccio domani, glielo dico pure a Dario, lo faccio domani. Tieni, no, non con le mani, Daniel, guarda. Ho detto lo faccio domani, lo dico pure a Dario, lo rendo partecipe, perché alla fine quando feci il test, quello là di Daniel, ti ricordi amore, lo facevamo quasi insieme, cioè io uscii dal bagno e glielo dissi, perché poi non riesco a mantenere con lui il segreto, cioè nascosto. Vuoi un'altra vasolettina, babbo? Comunque, morale della favola, amore. Il giorno dopo volevo fare il test, la sera mi viene il ciclo. Ah, ma tu sì. Ma ragazzi, un po' mi dovete ridere. Lo sai, amore, veramente un po' ho provato con una cosa di... È normale, che uno all'interno... Di, no, di delusione, di... E anche di dispiacere, una cosa come dire, boh, non lo so, neanche io. Però... è stato emozionante. La sì, amore. No, è stato emozionante. Cioè, dico sempre no, amore, io come dico sempre? Dico sempre no, non è il momento, no. Prima la casa, andiamo prima nella casa nuova. Poi a volte tu dici pure ce l'ho anche l'orologio biologico. Uno non è che può sempre aspettare. A volte una cosa ti deve succedere e basta. O no, amore? Cioè, penso così. Però mi dovete chiedere, quando ho avuto il ritardo, mi sono emozionata. È stato bello, durato poco, però è stato bello. Quindi ragazzi, non so, vedete voi. Voi cosa vi aspettavate, cosa vi faceva piacere, perché poi pure voi vi siete emozionati questa cosa.
Non lo so. Tu che dici, amore? Ridenta, sarà più fortunata. Amo. Tu devi essere convinto. È normale. Beh. Sei convinto? Più convinto di lui. Sei convinto? Tu dici sempre che no, poi ci stanchiamo, è troppo impegnativo. Ma se no ti avrebbe lavato tu. Come se nasce femmina tu non sei più papà? Come? Non ho capito questa cosa. Ragazzi, secondo me è normale. Ti sto vicino da lontano. Lontano, per favore. Lontano. Pure tu. Pure dai. Non volete fare proprio niente voi. No, io Dani sono impegnato, già babbo. La sorellina tu che fai? Eh? Tu la sorellina la vuoi? Sì, sì. Sì, sì, come avete sentito? E come la chiami? Genoeffa. 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 Osvalda. Osvalda. Ma dove sta la sorellina? A ballo. Ma dove sta la sorellina? A blando. Ma dove sta? A blando. Siamo. Comunque, ragazzi, è stato super emozionante e anche un po' deludente. No, sarà per la prossima. Dio vede e provvede, ragazzi. Andiamo a leggere la prossima domanda. Bravo, ma pulisci il tavolino, babbo, là. Allora, l'altra domanda è: che vestito indosserà il tuo compleanno? Hai già scelto dove fare la festa, ragazze? Non avete idea? Il vestito ancora non l'ho trovato, ma a breve vi porterò su IG in una bellissima boutique a scegliere un vestito stupendo. E poi, amo, per la festa abbiamo trovato una villa stupenda. Ancora non vi posso dire dove, ma è magnifica. Mi dovete seguire su IG perché pubblicherò delle storie pazzesche. Possiamo dare... No, non possiamo dire nulla. Info dal mar. Info dal mar. Info dal mar. Info dal mar. Aspetta. Info dal mar. Va bene. Ma soprattutto, Dario, cosa mi regalerà per il mio compleanno? No, ragazze, questa è la domanda che faccio io, mo. Ma il regalo non si sceglie. Non si sceglie, non ti può dire un regalo, è un regalo, so che regalo è. Sì, ma più o meno, perché è la mia festa che faccio una bella somma di età, ovvero 25 anni. Cosa mi regalerai? È una sorpresa. Ragazzi, secondo voi fa un bel viaggio, no? Giusto, ragazzi? Pure andata, però. Senza ritorno. Ragazzi, com'è buona questa poca. Mi fa impazzire. Mi fa impazzire. Mi fa impazzire. Va bene, ragazzi. Noi vi diamo la buonanotte. Il sashimi ce lo mangiamo su TikTok. No, ma devo fare video TikTok. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciateci tanti commenti. Seguitemi su IG e anche su TikTok. Sì. Vi mando un bacio grande. Amore, bacio. Dai nel bacio. Bacio. Ciao, ciao, ciao a tutti. Lasciate un like al video. Dici ciao amici. Ciao amici. Vi voglio bene. Manda un bacio. Sembri ubriaca, mamma, invece c'è solo sonno.